Grazie Presidente, io sarò molto breve e cercherò di rimanere più attinente, cioè insomma, fare dichiarazioni che a mio avviso sono più attinenti rispetto all'interpellanza specifica e alle questioni poste. La prima, mi permetto una risposta all'assessore Passoni quando faceva riferimento al costo del credito. Guardi, è vero che le imprese oggi valutano con attenzione il costo dell'interesse che incide sul conto economico, però saprà meglio di me che oggi le imprese hanno proprio difficoltà ad accedere a castelletti, quindi hanno difficoltà a vedersi le fatture scontate. Quindi non è solo una questione prettamente economica di valutazione di costo, dove tra l'altro il 3,5 di cui lei parlava è abbastanza in linea, sono d'accordo, non è una condizione così vantaggiosa rispetto a quel che può cedere l'impresa in quanto tale. Però in questo momento ci sono situazioni che tra l'altro vengono anche spesso, soprattutto dalla piccola unione, l'unione industriale, vengono definite di proprio chiusura di rubinetti e quindi di inaccessibilità al credito anche a fronte di una fattura che dovrebbe essere o normalmente veniva scontata. Quindi mi sento di dire che al di là del costo bisogna anche valutare in realtà che questa è un'opportunità. Poi mi rendo conto, ci sono problemi di comunicazione, ci sono problemi burocratici, però è una possibilità per le imprese di accedere a una fonte nuova per poter scontare appunto i crediti in essere. Mi ha fatto piacere che l'assessore abbia fatto riferimento al decreto, in particolare perché penso che il ricorso ai 3/5 della tesoreria, e se non l'avesse posto lei, l'avrei posto anch'io in questa sede, sia una. Magari sbaglio, sono troppo ottimista, però sia una buona notizia, poiché di fatto ci permette alla città e quindi immagino che avrà un effetto positivo. E tra l'altro penso e le chiedo se è già in atto, di fatto immagino che si possa già sforare quei famosi 2/3 e portarli a 3/5 e quindi mi immagino che soprattutto per quanto riguarda la spesa corrente questo avrà un impatto e mi auguro che lo vedremo questo impatto. Cioè io mi auguro che, visto che c'è stato un innalzamento da 2/3 a 3/5, noi vedremo i pagamenti. Perché è evidente che se il problema è stato, come lei ha detto, il fatto che c'è un problema finanziario dovuto all'IMU per cui l'incasso è posticipato a giugno, oggi possiamo ricorrere a 3/5, che non è poco rispetto, insomma, alla situazione iniziale, quindi mi auguro che ci sia un impatto positivo. Non ho capito, sinceramente, invece, e pongo una questione, poi magari è pleonastica, non ho capito sul discorso invece delle spese in conto capitale, quindi ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti. Se questo sarà permesso in deroga al famoso 7% di indebitamento, cioè io non ho capito dal decreto, non c'è scritto, mi auguro che sia così perché sennò vorrebbe dire di fatto che i comuni sono totalmente bloccati e mi piacerebbe sapere poi, magari non c'è ancora il dato, effettivamente quanto sarà, ce lo dirà successivamente, l'importo comunicato al 30 di aprile. Sì, io naturalmente ringrazio tutti i consiglieri intervenuti per aver arricchito il dibattito e userò questi pochi minuti per fare una precisazione e poi per però focalizzare un attimo sui temi secondo me centrali di questa discussione. Il primo punto è che non è che la città non voglia certificare il credito se. E che provavo a spiegare che alla fine se un fornitore ha 48.000 euro da ricevere, prima di aver attivato il portale certificato, viene pagato. Questo è il punto. Allora, il problema non è che noi abbiamo l'allergia, l'orticaria all'uso del fondo Union Camere, ma volevo certificare che noi non siamo mai dovuti ricorrere al fondo in termini estremi, perché di fatto per quell'entità, trascorso il tempo burocratico dopo la scadenza della fattura, viene pagato il fornitore e quindi è meglio, nel senso che non si attiva procedura, non si fa burocrazia, non si fanno carte bollate. Con questo voglio dire, io credo fermamente che sia uno strumento adatto, però rispetto al tema generale, un fondo di questa entità per questi importi, passatemi il termine, è chirurgia plastica applicata a un pezzettino di pelle, nel senso che siamo veramente a una portata molto, 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 molto circostanziata. Però ben venga che ci sia, ben venga che le imprese possano valutare se ricorre o meno e peraltro la città, come ho detto, si accredita al portale, opera con la convenzione e quindi se è richiesto in futuro, peraltro anche al di là del fondo di Camere, perché la certificazione non è finalizzata al fondo, ma a qualunque soggetto bancario che voglia fare, tra virgolette, il servizio di scontare la fattura, il credito certo liquido esigibile e di anticiparlo al proprio cliente, naturalmente dietro le garanzie che il debito esiste e quindi c'è la certificazione. Sul tema della discussione più generale, e devo dire che su questo,
ritengo di aver risposto completamente alle questioni dell'interpellanza, rinviando però su un punto, cioè alla domanda qual è la quantificazione finale. Ho detto che purtroppo l'avremo disponibile i primi di maggio, cioè quando il 30 aprile la norma sarà entrata in vigore a regime. Quindi direi che potremmo aggiornare poi in futuro in commissione, ma tanto avremmo più di un'occasione in commissione per il rendiconto anche questo punto, perché sarà un dato importante. Il tema vero però è che la dimensione del fondo sblocca crediti, che non ha nulla a che fare col fondo patto di stabilità e che ribadisco è un fondo invece a mio avviso utile, ha un plafond limitato, cioè 2 miliardi sulla base nazionale è una cifra in realtà abbastanza piccola. Probabilmente questa cifra non sarà sufficiente a raccogliere il fabbisogno, ma questa è la misura giusta, perché il problema del sistema della liquidità del Paese, io vorrei che su questo ci dicessimo le cose come stanno, io non sono qua per essere comprensivo o non comprensivo dei fatti che succedono drammatici rispetto alla realtà italiana, quotidiana, locale. Ma se il sistema pubblico non riesce a pagare in tempo è perché il sistema pubblico è carente di liquidità, e questa cosa bisogna che ci dica in modo chiaro. E ribadisco, un sistema pubblico è un sistema di riscossione dei tributi in bonario assolutamente fallace, un sistema pubblico che in coattivo è totalmente fallace e che sta spostando questo rischio dal centro alla periferia sugli enti locali. Non può che andare peggio, cioè non facciamo finta di non sentire, non può che andare peggio, perché se domani facciamo un bilancio di 1 miliardo di entrata e 1 miliardo di spesa, ma nelle entrate ne entrano 850.000 e non 1 miliardo, 850 milioni, quei 150 saranno nella spesa minori pagamenti del sistema, quindi bisogna trovare un sistema che regga il sistema pubblico per recuperare, che non è soltanto il rinviare a medio-lungo. Se no, lo Stato cosa sta facendo? Fa come un'azienda che dice, cioè i debiti a breve, le riscadenze a medio-lungo, li contratto con una banca e li pago a 30 anni. Perfetto. Operazione finanziaria si chiama, non operazione economica di sistema. Quindi ha ragione Tronzano quando dice, se non si affronta i fondamentali dell'economia effettiva, questa rischia di essere l'affrontare l'emergenza, ma non il fatto che non si ricrea un'emergenza tra 4 o 5 anni o magari tra 12 mesi se l'economia andasse peggio. Quindi il mio appello è a far capire al Consiglio e a quant'altro che c'è un'utilità dei provvedimenti oggettiva, e la città ci crede e li userà, anche perché deve usarli, ribadisco, sono atti obbligatori, non sono facoltà, e noi lo faremo fino in fondo perché questo è un grande aiuto anche contro la città. Ma dall'altro piano non si può non vedere che il tema della capacità del pubblico di pagare è legata alla quantità di liquidità in circolazione, e quella liquidità nel sistema pubblico viene fondamentalmente, se non dalla capacità di contrarre prestiti, che per la Costituzione è diventato vietato, dalla capacità di generare liquidità dall'attività tributaria ordinaria, cioè dalla fiscalità generale. E allora il tema è che o creiamo ammortizzatori di questo tipo o altrimenti possiamo ben parlare di imprese. Ma stiamo facendo un ragionamento a brevissimo termine. Strutturalmente questo non cambierà le sorti della tempistica dei pagamenti pubblici. Ribadisco, ci dobbiamo credere, dobbiamo farlo e lo faremo convintamente, ma non è una misura strutturale. Per fare misure strutturali servono provvedimenti di respiro decisamente più ampio, che in questo caso intervengono, ahimè, non su una strutturalità nota già 2 anni fa, ma sulla strutturalità di una crisi che in questo semestre ha trovato il suo massimo picco. Cioè, se posso fare una critica al provvedimento che ha visto questo sblocca crediti, è la intempestività, non perché fatto in questo momento, ma perché non fatto 6 mesi fa, questo è il punto vero, perché questa era la questione reale, perché queste avvisaglie c'erano perfettamente identiche anche prima, lo si è fatto invece solo quando si è capito che gli enti locali erano oltre il limite di tolleranza e sopportazione per effetto della manovra che dicevo precedentemente. Quindi se vogliamo fare un ragionamento politico di costruttura, prospettiva, attenzione, stiamo attenti che in futuro margini di liquidità sul pagamento si otterranno, solo se otterremo margini di entrata migliori, più efficienti da parte delle leve di entrata che i bilanci pubblici hanno. Diversamente accantoneremo vecchi debiti a medio-lungo pagandoli a breve, ma cumuleremo in quel preciso istante altri debiti a breve.